Ciao a tutti, vediamo questo piccolo video per fare questa pinza romana. Userò la farina del molino cipolla, una miscela di farina proprio per fare la pinza romana. Bene, faccio tutto in ciotola, senza impastatrice. Sciolgo prima la pasta madre l'avevo rinfrescata e portata al raddoppio. Già da 4 ore, anche di più, la sciolgo con l'acqua e poi aggiungo la farina. L'acqua io ho messo 300 grammi, però vediamo, insomma, poi dipende molto dalle farine. È un'idratazione quasi dell'80%, diciamo. Poi vedo, mi regolo se ce ne vuole un altro cucino, ce la metto. Impasto con le mani. E dopo un po' aggiungo anche l'olio, un cucchiaio d'olio e il sale. Continuo. Qui naturalmente ho fatto dei tagli, però continuate fino a che non vedete che l'impasto non appiccica più alle mani. Bene, una volta pronto l'impasto, ho preparato una ciotola. Ce lo metto dentro una ciotola che ho oliato. Lo copro, lo sigillo e questo va in frigo almeno 36 ore, quindi fino a domani, poi lo terrò ancora prima di usarlo, 36 ore, ma potete anche allungare a 48 ore tranquillamente, la farina lo permette. Ed eccolo qua, questo è il mio impasto. Ora lo giro sul piano di lavoro, metto un po' di farina. Ok, ora senza toccarlo tanto lo allargo un pochino e lo divido. Io ci farò due pinze, però volendo anche tre se le fate più piccole. La dose però è per due pinze. Divido a metà così ad occhio senza star lì a pesare. Scusate, c'è un disturbo al microfono. Allora, avvicino i lembi così preparo il panetto. Così, piego e arrotondo. Ora questi panetti vanno messi dentro un telo infarinato a lievitare ancora un'ora o due, dipende dalle temperature che avete in casa. Quando si gonfiano un pochino, potete preparare le pinze. Ok, eccoli qua. Ed ora lievitare. Eccoli pronti, è passata un'ora e mezza all'incirca, oggi è molto umido, si sono gonfiati ancora. Ed ora vado ad allargare la pinza. Naturalmente per farcirli fate a piacere vostro, eh. Quello che avete in casa o a gusto vostro. Io ne farò una bianca con rosmarino, olio e rosmarino e un'altra col pomodoro, provola, alici e basilico. Ok, ci siamo quasi. Ho accelerato la velocità. Una volta allargate, le lascio ancora riposare mentre mi preparo gli ingredienti. Magari metto una pellicola sopra per non farle asciugare troppo. Mentre preparo il pomodoro e le altre cose. E nel frattempo, il forno che sta scaldando e arrivando a temperatura. La temperatura deve essere al massimo. Sempre al massimo e la metto al piano proprio sotto, eh. Non uso la refrattaria io, ma la cuocerò direttamente con la teglia. Allora, qui mi è scappata la foto prima del mentre mettevo il pomodoro, scusatemi. Questa è la prima cottura perché poi la provola quando è quasi cotta la metto dopo. Eccola qua, la rimetto ancora dentro il forno.
E finisco la cottura, una quindicina di minuti. L'aspetto è bello. Ora vediamo prima questa rossa, vediamo com'è all'interno. Nel frattempo sto cuocendo anche quella bianca. Eccola qua. Beh, io direi che va bene, è bella croccante proprio come deve essere la pinza. Se la volete un po' più alta, naturalmente fate con queste dosi, fate tutta una pinza, magari più grande, come volete. A noi piace un pochino sottile. È proprio come questa, vedete? Adesso vi faccio vedere anche sotto, perché si è cotta veramente bene anche senza la pietra refrattaria. L'alzo un pochino per farvi vedere. Eccola qua. Vedete? Bella, ben cotta. Mio marito la preferisce così, quindi l'ho fatta cuocere per benino. Io direi che è buonissima, l'ho assaggiata, molto buona, perfetta. Ora vi faccio vedere anche la bianca. Eccola, mi sono distratta un attimo, forse si è cotta un po' troppo, però è bella croccante, sicuramente mio marito l'apprezzerà, meglio. Ecco qua, vi faccio vedere, eccola qua, quella bianca, vi faccio vedere sotto, vedete, è ben cotta. Bene amici, io vi ringrazio della visione. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, commentate e condividete. E noi ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti, ciao!